Ma la buona scuola, un disastro. Le scuole belle invocate dal senatore Barani, altrettanto, visto e considerato che quasi settimanalmente abbiamo un soffitto che crolla o una scuola messa in condizioni pessime o soprattutto abbiamo i genitori che devono portare anche quasi la carta igienica per i propri figli. Però ricordiamo alcune cose che, Ministro, la transumanza da sud a nord c'è sempre stata, noi vogliamo evitare che ci sia anche la transumanza da est a ovest o da ovest a est, e il nostro obiettivo e il nostro sogno è quello che un insegnante possa insegnare non sotto casa ma almeno nella propria provincia, come accade per qualcuno che abita a Firenze e insegna sotto casa. Quindi, cari colleghi, sapevamo, Ministro, che la mobilità straordinaria prevista quest'estate avrebbe modificato pesantemente la situazione, quindi secondo noi non aveva senso varare un concorso prima della mobilità. E poi continua a darci dei numeri stratosferici. Il problema è che, il problema di fatto è che i numeri non coprono nemmeno il turnover. Quest'anno è iniziato l'anno scolastico con 40.000 insegnanti di sostegno in meno. Se questa è la buona scuola, se queste sono le promesse che ci avete fatto l'anno scorso, l'estate scorsa, e ci avevate detto che sarebbe stato tutto bello e che avremmo risolto tutti i problemi, andate in giro per le scuole italiane e vedete che cosa sta succedendo. Ma non a farvi cantare le canzoncine dai bambini come faceva Renzi, andate a vedere che cosa sta succedendo.